oggi nella realtà in cui viviamo viene nascosta, non viene tante volte anche vista, non si conosce la realtà della sofferenza. Certe esperienze le teniamo chiuse dentro i nostri cuori o le nostre case. Ecco, il cardinal Tarcisio Bertone, facendo la prefazione al libro scritto da Mauro Anselmo, giornalista di La Stampa e di Panorama, per la sezione della cultura di Panorama, ha scritto che Monsignor Varese brilla sul moggio della Chiesa. Mauro, che cosa oggi Monsignor Varese lancia al nostro mondo, alla nostra cultura, alla nostra vita, alla nostra Chiesa, come messaggio essenziale per imparare non solo a convivere nella sofferenza, ma a scoprire la preziosità della nostra vita che nulla annienta, neanche la sofferenza. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Avete visto il filmato, avete visto quante cose ha fatto Novarese nel filmato, lo avete visto a Lourdes, lo avete visto negli ospedali, lo avete visto quando bambino cade e poi nasce questa malattia che i medici giudicavano incurabile. Avete visto anche i pontefici, Monsignor Novarese, sapete che ha lavorato alla Segreteria di Stato Vaticana per molti anni, quindi ha conosciuto 5 pontefici che lo portavano in palmo di mano, gli volevano bene, sapevano che era un uomo che conosceva la sofferenza non per sentito dire, ma perché l'aveva provata sulla sua pelle ed aveva insegnato agli ammalati quello che lui aveva vissuto e quello che era stato il buco nero della sofferenza che lo aveva duramente provato negli anni della giovinezza. 5 pontefici i quali nella loro catechesi sulla sofferenza usano le intuizioni, usano le parole, usano i concetti di Monsignor Novarese e lo dicono anche e lo sanno. E infatti quando Giovanni Paolo II pubblica la lettera apostolica Salvifici Doloris, che è tutto un discorso sulla sofferenza, sa perfettamente che alcune delle idee portanti di questa enciclica sono anche dovute alle intuizioni, agli approfondimenti teologici di Novarese. Lo avete poi visto con i sacerdoti ammalati a Lourdes. E nel libro racconto un episodio che fa parte della sua vita e che ne illustra il carattere. La prima volta in cui Monsignore va a Lourdes ed è ancora un giovane sacerdote, vede che i sacerdoti malati a Lourdes non sono trattati come meriterebbero. Perché? Perché il viaggio a Lourdes costa, perché l'organizzazione è sempre molto complessa, perché magari gli assistenti, gli organizzatori devono occuparsi di altre cose e per i sacerdoti anziani e malati che non hanno i mezzi e le possibilità per avere un trattamento adeguato al loro rango di ministri di Dio, magari il viaggio a Lourdes si riduce in una piccola sofferenza, si riduce in una scomodità, si riduce in un'ulteriore sofferenza. E allora che cosa fa il giovane sacerdote novarese che conosce la sofferenza per averla realmente provata sulla sua pelle? Beh, applica quella che è stata la filosofia della sua vita, quella che gli ha insegnato la madre, mamma Teresa, che gli diceva: Luigi, se vedi che c'è un lavoro che va fatto, che merita di essere fatto, e vedi che non c'è nessuno che si fa avanti per farlo, non stare lì a pensare, a lamentarti o a cercare chissà che cosa, fallo tu. Mettiti in gioco tu, se il lavoro va fatto, fallo tu. E allora Novarese dice: i viaggi per i sacerdoti malati a Lourdes li organizzo io. E incomincia a portare i sacerdoti malati a Lourdes con la Lega Sacerdotale Mariana, che aveva fondato nell'immediato dopoguerra, e realizza una delle tante imprese della sua vita.
Che cosa ci dice Novarese oggi? Un beato del Novecento, quindi un sacerdote del Novecento, del secolo trascorso, che ha vissuto l'esperienza della guerra, ha vissuto l'esperienza della malattia. Ci dice essenzialmente due cose. La prima cosa è quella che ci dice la storia, e cioè che è stato un grandissimo innovatore. Un innovatore poco conosciuto, ahimè, perché, come ho scritto anche nella biografia e come dico tutte le volte che vado a presentare la biografia in giro per l'Italia, quest'uomo si è speso totalmente per gli ammalati e tanto più ha fatto quanto meno si è autocelebrato e autopromosso. Sapete oggi che ci sono quelli che non fanno e che non hanno fatto e che si autocelebrano per 24 ore al giorno sotto i riflettori, sui giornali, sui palcoscenici dei media. Poi ci sarà il dibattito sui media e diremo altre cose. Bene, Novarese tutto questo non l'ha fatto. Novarese ha operato nell'interesse degli ammalati. Chi era che alla fine degli anni 40, ripeto, nell'Italia della fine degli anni 40, poteva porsi il problema delle barriere architettoniche per i disabili? Nessuno, praticamente nessuno. I disabili venivano portati alle prime messe del mattino perché le famiglie si vergognavano di farli vedere. Novarese dice: se la società nasconde i disabili, io li faccio vedere. E infatti, raccoglie i fondi per fondare la prima e unica casa di esercizi spirituali al mondo, per i disabili e per gli ammalati. Non solo, ma è un uomo di grande intelligenza, è un uomo di grandi intuizioni. Che cosa si inventa persino? Un programma radiofonico per gli ammalati. Anzi, non per gli ammalati, ma degli ammalati, perché sono gli ammalati i protagonisti di questo programma radiofonico. Lavorando alla Segreteria di Stato Vaticana, va insieme a Montini, che era il sostituto, da Pio XII e dice: Santità, abbiamo una radio vaticana, quindi un emittente importante, perché non troviamo uno spazio radiofonico per gli ammalati? Perché non organizziamo una trasmissione per gli ammalati? Pio XII acconsente immediatamente, nasce il Quarto d'ora della Serenità, che è la prima trasmissione radiofonica al mondo fatta dagli ammalati. Novarese non si accontenta di parlare degli ammalati, li chiama alla radio e fa loro raccontare la testimonianza, perché io ammalato sono venuto qui, che cosa ho scoperto nell'insegnamento di Monsignor Novarese. Quindi le barriere architettoniche, quindi la prima casa di esercizi spirituali al mondo per gli ammalati, quindi la trasmissione nella quale gli ammalati sono protagonisti, ma non solo. È un innovatore talmente convinto di quello che fa che porta per la prima volta le donne in una trasmissione della Radio Vaticana. Fa cantare un soprano, fa cantare delle romanze d'opera e si inventa persino il programma delle dediche. Voi sapete che anche negli anni 60, negli anni 70, le radio, si erano le prime radio private, avevano questi programmi delle dediche in cui si dedicava una canzone, un motivo a un familiare per una ricorrenza che poteva essere un compleanno, un avvenimento, eccetera. Benissimo. Novarese si inventa questo modo di intervenire tra gli ammalati facendo loro ascoltare della musica. I gesuiti erano quelli che gestivano la Radio Vaticana, andarono a lamentarsi da Montini, dal sostituto alla segreteria vaticana, e Montini disse: ma non possiamo mica trasmettere musiche sacre e tantum ergo tutto il giorno, dobbiamo ben anche far sentire qualche cosa di diverso. Ecco, l'innovatore Novarese, non solo, ma fu anche il primo ad organizzare i corsi professionali per i disabili, perché capì che i disabili dovevano essere integrati nella società, dovevano far parte della società, dovevano sentirsi protagonisti. Perché? Perché aveva capito
che nei disabili come negli ammalati c'era un'interiorità, c'era una sfera spirituale che si distingueva dal corpo malato, ed era proprio su questa sfera spirituale che bisognava agire per dare nuova consapevolezza, per rendere l'ammalato protagonista del suo destino. Che cosa insegnava in concreto Novarese agli ammalati? Insegnava quello che aveva provato su se stesso. Lui è affetto da questa malattia, la tubercolosi ossea, che nella prima metà del Novecento è una malattia inguaribile, non esistono i farmaci. I medici dicono che muore. E queste testimonianze dei medici, che naturalmente nella rozzezza che li distingueva, davano davanti a lui e alla mamma, quando andavano lui e la mamma dal medico, da qualunque medico, questi diceva: signora, non spenda più soldi perché suo figlio muore, suo figlio non guarisce, lasci perdere, lo lasci tranquillo e il suo destino si compie così. E che cosa provocano nella famiglia di Novarese i giudizi dei medici? Questo, che i fratelli dicono alla mamma: mamma, perché continui a spendere soldi per curare Luigino? I medici ti dicono che Luigino non sopravvive, lascia perdere. E la mamma dice: finché avrò un grembiule per curarlo, io venderò questo grembiule per curare mio figlio. Bene, i fratelli se ne vanno, si fanno dare quel poco che resta. Naturalmente, dopo la morte del papà, la mamma aveva dovuto vendere la loro casa, una grossa cascina alla periferia di Casale Monferrato, e si era ridotta a gestire una portineria al centro di Casale. Luigino è malato, senza fratelli, la madre da sola cerca di tirare avanti come può, cucendo delle camicie e dei pantaloni per un'azienda che fa il lavoro a domicilio, e Luigino all'età di 15 anni va in sanatorio a Pietra Ligure, al Santa Corona di Pietra Ligure. Allora dobbiamo vedere questo ragazzo con le stampelle che si regge in piedi a stento per questi lunghi corridoi del sanatorio. È una situazione drammatica la sua. Primo, perché pensa alla madre che è rimasta senza gli altri fratelli, alla madre da sola che lavora giorno e notte per potergli pagare le cure. Secondo, sa che i medici gli dicono che lui non può sopravvivere. Trascorre lunghe ore nella cappella del sanatorio. E che cosa scopre in queste lunghe ore davanti al crocifisso? Scopre che dentro di lui c'è una realtà molto diversa dalla realtà fisica del suo corpo malato. Scopre quella che poi chiamerà nei suoi scritti successivi la tenda interiore, e cioè uno spazio nel quale lui riesce a realizzare un'esperienza spirituale che è anche psicologica, che è quella dell'incontro con il Maestro, con il grande consolatore, con il grande aiuto che è il Cristo risorto, il Cristo medico e il Cristo mistico, come lo chiamerà nei suoi scritti. È attraverso questa esperienza che Luigino matura una consapevolezza e una pratica spirituale di incontro con il Signore che rappresenta la sua vera forza. Non è l'olio di fegato di merluzzo che gli danno i medici a tenerlo in piedi, è la consapevolezza di sentirsi amato, di sentirsi protetto, e soprattutto è l'esperienza che fa della presenza del Cristo all'interno di se stesso. E allora, visto che questa esperienza è importante, visto che questa esperienza riattiva in lui delle potenzialità spirituali e delle risorse che non sapeva nemmeno di avere, pensa di dover trasmettere questa sua esperienza agli ammalati. Ed ecco i capisaldi del suo insegnamento per gli ammalati.
Teniamo presente che prima di lui nessuno ha detto queste cose, anche all'interno della Chiesa. Prima di lui, lo sapete, che c'era il malato e c'era il buon samaritano. Il buon samaritano incontrava il malato per la strada, il sofferente per la strada, lo caricava sull'asinello, lo portava all'ospedale o in un posto dove potesse essere curato, e il malato veniva curato. Quindi c'era il buon samaritano e c'era l'oggetto della sua carità. L'ammalato veniva aiutato. Don Novarese rivolta la medaglia totalmente, punta al soggetto, punta all'idea che l'ammalato ha di se stesso e non separa mai, e questo lo sottolineo sempre, non separa mai l'ammalato dall'idea che l'ammalato ha di se stesso e della sua malattia. Don Novarese è entrato nella soggettività dell'ammalato. E che cosa ha trovato? Ha trovato un pensiero negativo. L'ammalato pensa a se stesso come persona inutile, come persona che non può dare nulla, che è praticamente esclusa dall'attività sociale, che certamente viene curata, ma viene curata per pietà, viene curata per carità. E meno male che c'è questo tipo di cura. Però l'ammalato non è soltanto il suo corpo sofferente. E veniamo proprio ai punti veri. Primo punto, dice Monsignore, se il corpo è indisposto, lo spirito è attivo. Caro ammalato, il tuo destino non sono le quattro pareti della tua stanza di ospedale. Il tuo destino è l'infinito. Tu sei fatto per l'infinito e io ti insegno il percorso attraverso il quale tu riuscirai a fare il vuoto dentro te stesso per riempirlo con il pieno di Dio. Ti insegnerò l'incontro in te stesso di una presenza che ti renderà libero dalla tua sofferenza, che ti farà sentire importante e che ti farà consapevole delle grandi energie che tu hai dentro di te pur essendo ammalato, che tu potrai offrire fino addirittura a diventare apostolo per gli altri ammalati. Quindi siamo davanti ad un messaggio rivoluzionario. L'ammalato non è più oggetto, diventa soggetto, diventa protagonista vero del proprio destino. Altro punto importantissimo, non è vero che la tua sofferenza è inutile. La tua sofferenza è un bene preziosissimo e tu, ammalato, sei necessario alla società come è necessario l'ingegnere che costruisce i ponti e la maestra che insegna a leggere e a scrivere ai bambini. Quindi tu, ammalato, sei un soggetto importantissimo. Gesù ha sofferto sulla croce e tu, soffrendo, diventi simile a lui. Nella sua vigna nulla va perduto. Nella sua vigna nulla va perduto. Quindi la tua sofferenza feconda la vigna del Signore. Se resti unito a lui, porti molto frutto. Quindi siamo di fronte veramente ad una rivoluzione epocale. Pensate a questo messaggio che si diffonde nelle case di cura, nei sanatori, negli ospedali, e che cosa provoca? Che gli ammalati cambiano, che gli ammalati, come dire, si scuotono, che gli ammalati quasi si svegliano da quel torpore pessimistico in cui erano stati ridotti dal pensiero che avevano di se stessi, di sentirsi oggetti passivi della carità. No, possono essere protagonisti attivi. E allora che cosa diciamo sempre ancora riguardo all'insegnamento di Novarese? Che è un personaggio importantissimo del Novecento che entra in rapporto e che dialoga con la teologia, perché la nozione di valorizzazione della sofferenza è una nozione importantissima per la teologia, che è stata approfondita dai pontefici ed è stata fatta propria, come abbiamo detto, nella catechesi dei pontefici. Entra in dialogo con la psicologia, perché entrando nella soggettività dell'ammalato, scuotendo questa soggettività e facendo sentire all'ammalato delle energie interiori, delle potenzialità
che li possono aiutare nel cammino di guarigione, lui valorizza l'aspetto terapeutico della fede. Considera la fede una terapia anche per l'ammalato, che gli può essere utile perché gli dà una motivazione, uno scopo, un ruolo, facendolo apostolo con gli altri ammalati. Dialoga con la mistica, e lo abbiamo detto, perché seguendo il cammino dei grandi mistici carmelitani del Cinquecento, soprattutto San Giovanni della Croce, indica il percorso del silenzio interiore che insegna gli ammalati ad incontrare il Cristo risorto dentro se stessi, e dialoga soprattutto con la medicina. E finisco, perché ormai il tempo è quasi scaduto, con un episodio che vi darà la misura di quanto sia stato importante il dialogo di Novarese con la medicina. Non dimenticate che Novarese voleva fare il medico, ma alla fine sceglie di fare il sacerdote perché pensa di essere più utile agli ammalati come sacerdote che come medico. Il medico ti visita, ti tasta il polso, ti scrive le ricette. Io, come sacerdote, mi occupo della tua sfera spirituale, cerco di farti interpretare la tua sofferenza, cerco di farti spiegare perché soffri, cerco di dirti che all'interno della tua spiritualità tu puoi avere una distanza dal tuo corpo malato e puoi trovare un senso, uno scopo e una proiezione nell'infinito che ti rende un uomo nuovo e che ti dà una forza nuova per affrontare la tua sofferenza. Nella casa degli esercizi spirituali di Re, Novarese è il primo e unico al mondo, sottolineo anche questo, a organizzare gli esercizi spirituali per i malati psichici, cioè, diciamo così, per i pazienti con gravi difficoltà neurologiche. Arrivano questi pazienti che gli sono mandati dal sacerdote di una clinica di Verona. Dopo il primo corso di esercizi spirituali, questi pazienti che hanno partecipato agli esercizi vengono visitati dal primario del reparto neurologico dell'ospedale, che era un'autorità nel campo della psichiatria, ed era il professor Cherubino Trabucchi. Il professore vede che questi malati sono cambiati, sono molto più sereni, sono più disponibili, sono più quieti, riescono a vivere meglio il loro tempo, chiede che cosa è successo, viene informato che gli ammalati hanno partecipato a questi esercizi spirituali, scrive a Novarese e gli dice: dobbiamo ripeterli questi esercizi, perché vedo che questi esercizi per i miei ammalati sono importanti, sono utili. Quindi è il medico che riconosce al sacerdote la capacità di rendersi utile nella cura dell'ammalato. Durante uno di questi esercizi spirituali, il professore arriva improvvisamente a Re. Entra in un'aula nella quale ci sono diversi malati psichici, ognuno fa un lavoro, c'è chi disegna, c'è chi ritaglia, c'è chi si muove in un modo piuttosto scomposto. Gli ammalati si avvicinano a lui per parlare con lui, e mentre questi ammalati parlano, ad un certo punto c'è un ammalato in fondo all'aula che si mette a cantare a squarciagola l'inno del Piave. Quindi una cosa molto strana, il Piave mormorava, ma a squarciagola tutti gli ammalati si bloccano, restano in silenzio, finché nasce un applauso spontaneo rivolto all'ammalato che ha fatto sentire la sua voce. Tutti applaudono, tranne il professor Trabucchi. In quest'aula c'è anche Don Tonino Giorgini, che è uno stretto collaboratore di Novarese. Giorgini si avvicina al professor Trabucchi e dice: professore, perché lei non applaude? Perché lei non si associa all'allegria di questi ammalati? E il professor Trabucchi dice testualmente: vede, caro Don Antonio, e lo dice in modo molto... Buongiorno, buongiorno al vescovo. Finisco subito. E dice al professor Trabucchi: perché lei non si associa a questo applauso, a questa gioia di questi ammalati? E il professore dice: vede, caro Don Tonino, questo ammalato era da 10 anni che non parlava, era da 10 anni che non ci faceva sentire la sua voce. Qui a Re si è sciolto anche lui. E allora i medici che anche oggi, i sapienti che anche oggi considerano la pratica religiosa, la pratica spirituale,
in un ambito di pura superstizione dovrebbero avere l'intelligenza e anche l'umiltà di porsi davanti a queste esperienze in ascolto e realizzare quello che ha insegnato Novarese, e cioè una alleanza, un confronto sempre più stretto fra la spiritualità e la medicina per il bene dell'ammalato. Questo ci ha insegnato Novarese e questo è il filone di estrema attualità sul quale oggi dobbiamo lavorare tutti insieme. Grazie. Thank you.